Remo Martinelli, Lunario 2012. Ci racconta qualcosa di questo video? Allora, io ho seguito le persone, gli amici, così, nel loro andirivieni del paese, e li ho filmati nei loro movimenti. E quindi c'erano amici che aprivano il banchettino esponendo le loro mercanzie, gli amici di mio figlio che si esibivano lungo le piazze, lungo le strade, così, con i loro spettacolini. E così mi hanno chiesto di documentare questa serata e ho pensato bene di filmarli fino alla fine, ecco. E questo video perché condividerlo? Perché condividerlo con gli altri? Ma subito, quando si è presentata l'opportunità di Fregnano Film Festival, ancora non l'avevo preparato. In effetti voi mi avete contattato per un altro video, che era una festa, diciamo, di famiglia, una festa famiglia, una festa fra amici, di una borgata, ecco, c'erano una cinquantina di persone, però nel contesto di questo festival ho pensato bene di mettere Rio Luna, ecco, che era più pertinente alla motivazione di questo. In Rio Luna si vede quello che salta subito agli occhi, è l'atmosfera di Rio Lunato quella sera, ed è un'atmosfera veramente molto giocosa. Che valenza può avere un video di questo tipo? Beh, è giocosa anche perché ho cercato di cogliere i punti salienti, perché naturalmente dove mi sono soffermato con la telecamera sulla vendita degli oggetti, lì non era molto, e lì ho lasciato soltanto l'immagine per qualche secondo e basta, ecco, cose più noiose, diciamo. Quindi mi sono soffermato nei momenti più salienti, ecco, quelli. Adesso il video è su YouTube. Lo vedono, e quindi questo video può avere una valenza di promozione turistica sul nostro territorio. Come la vede lei? Beh, questo non era un mio problema, cioè, poi che possa essere utile per chiamare gente, ben venga, insomma, perché quando la gente viene tutti ne traggono beneficio, ecco. Quindi lei ha raccontato questa serata, perché è un racconto di una serata. È un racconto di una serata, e l'ho fatto per gli amici, per i conoscenti, diciamo, era ristretto al mio ambito familiare o di amicizia, cerchi di amicizia, ecco, il racconto. Però poi ho trovato utile condividerlo perché anche altri potessero vedere quello che avviene nei nostri paesini, ecco. E se qualcuno venisse a Rio Lunato in seguito alla visione di questo filmato? Sarei ben contento, perché ho contribuito a valorizzare un paese che è bene sia così, insomma. Rispetto alle persone che lo avrebbero visto soltanto nella sua cerchia, adesso lo vedranno più persone. Sì. Dipende anche da come sarà pubblicizzato, dipende anche da come lei riuscirà a dirlo ad altre persone che guardano su YouTube, che guardano sui social media. Che cosa prova? Ma sinceramente non mi ero posto questo problema, ecco. Però mi sto rendendo conto, vista la frequenza con la quale viene visitato il sito, cioè ho delle visite sempre più numerose, vuol dire che la voce si diffonde. Nella prima settimana, per esempio, c'erano qualche visualizzazione e basta, poi via via ho visto che le visualizzazioni aumentavano, quindi vuol dire che interessava una cerchia di persone sempre più grande, ecco. Certamente.